Buongiorno. Questo intervento si basa su due miei lavori di ricerca, incentrati sulla figura del cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano. Lo studio di alcuni documenti inediti ritrovati nell'archivio di famiglia mi ha portato a conoscere aspetti privati e per certi aspetti commoventi di un personaggio oggi molto conosciuto e forse un poco stereotipato, seppur nella magnifica descrizione fatta dal Manzoni nei Promessi Sposi. Federico nacque a Milano, in via Rugabella, nel 1564 da Giulio Cesare Borromeo e Margherita Trivulzio. Ebbero un fratello Renato, da cui nacquero i nipoti Carlo, Giovanni e Giulio Cesare. Morto prematuramente il primogenito Giovanni, nacque un'incresciosa controversia per l'eredità tra Carlo e il giovane Giulio Cesare. Questo fatto incrinò i rapporti tra il cardinal Federico e il nipote primogenito Carlo. Le continue pretese di quest'ultimo per avere una parte sempre più cospicua d'eredità determinarono la crescente e profonda affezione per Giulio Cesare, a cui il cardinale era da sempre profondamente legato. Nel corso della sua vita, Federico scrisse numerosi testamenti, con documenti legali allegati per chiarire le sue disposizioni a beneficio delle persone a lui più care. L'ultimo di questi atti risale al 20 giugno 1630. Federico morì nel settembre del 1631. Vi sono delle disposizioni che legano i suoi beni al suo erede, ovvero il luogo pio del Rosario di Milano, e poi altre disposizioni, in particolare due codicilli che ho ritrovato nell'archivio della famiglia Borromeo, relativi ai suoi quadri. Una parte era già stata data all'Ambrosiana, istituzione che lui aveva creato nel 1816, e una parte ancora di sua proprietà, presso i locali dell'arcivescovado. Se la maggior parte dei suoi quadri più preziosi erano ormai stati portati all'Ambrosiana, al momento della sua morte, nei suoi appartamenti, si ritrovava ancora la sua collezione privata. Questa venne dunque divisa, secondo le sue ordinazioni testamentarie, tra l'Ambrosiana e il nipote prediletto Giulio Cesare. Questi, rimasto orfano da giovane, era stato cresciuto proprio dal cardinale Federico. E per questo ragazzo egli aveva sviluppato una particolare affezione, aveva seguito i suoi studi e aveva favorito il suo matrimonio con la nobile romana Giovanna Cesi. A questo nipote prediletto era designato a succedergli anche nel marchesato di Angera e gli lasciò le case di Roma, Senago, Gallarate e Sesto Calende. Federico però vincolò parte della collezione destinata alla famiglia con una clausola che impediva agli eredi donazioni, vendite, pena la privazione del patrimonio. L'affetto per Giulio Cesare si estese presto anche alla consorte Giovanna, donna di vivace intelligenza, alla quale fece anche impartire lezioni dal matematico Muzio Oddi, probabilmente per affinare le pratiche della prospettiva. Giovanna era portata per la pittura e un suo quadro, Il martirio di San Sebastiano, era annoverato negli inventari dell'Ambrosiana. Il cardinale Federico ebbe a cuore anche l'educazione dei due primi figli della coppia, Giovanni e Federico, che seguì da vicino nel loro percorso educativo. Il cardinale Federico legò al nipote Giulio Cesare il palazzo di Senago. Questa proprietà era stata acquistata dallo stesso Federico il 17 marzo 1629 da Galeazzo Visconti e Giovanni Battista Lattuada, tutori di due orfani. Federico voleva una villa suburbana come un luogo di ozio, adatto alle riunioni tra nobili per discutere di filosofia. Nei fatti, Senago fu prezioso quando il contagio della peste invase Milano e il borgo ne rimase preservato, tanto che Federico mise a disposizione di due chierici, a lui molto cari, questa proprietà. Purtroppo i due religiosi che volevano trovare riparo vennero scambiati per untori e rischiarono il linciaggio. Sempre nel 1630 trovò riparo a Senago proprio il nipote prediletto Giulio Cesare. Come anticipato dai documenti allegati al testamento, abbiamo un'inedita visione d'insieme della sua quadreria, che si trovava ancora nelle sue stanze nell'arcivescovado, spazi allora molto diversi da allora, ma che sono stati profondamente legati alla sua memoria. Nella sua camera vi erano opere di piccolo formato, con immagini di santi. Sopra il tavolo dello studio e sopra gli scrittoi vi erano una Santa Cecilia che suona l'organo, una copia dell'Annunciata
immagine sacra e miracolosa di grande devozione conservata nella Basilica della Santissima Annunciata di Firenze. Vicino al letto il San Giovanni con l'agnellino dell'Uini. Poi vi era una Madonna con un puttino sopra il vetro, le immagini raffiguranti i dottori della Chiesa greca, che aveva fatto copiare consultando degli esperti per avere un'immagine verosimile. In una camera vicino una Santa Agnese e una Santa Costanza, uno sposalizio della Vergine con molte figure e lo sposalizio mistico di Santa Caterina. Nell'anticamera il San Francesco di grandi dimensioni, con in più diverse Madonne, con bambino, e infine nel salone dei palafrenieri un Cristo morto con la Vergine, e infine un ritratto vero di San Carlo. Un tema caro a Federico era la meditazione solitaria degli eremiti. Egli possedeva molte stampe che ritraevano paesaggi con eremiti, da cui aveva tratto da un artista come Paul Bril diversi quadri. L'interesse di Federico per questa iconografia trova corrispondenza nella sua predilezione per la meditazione nei luoghi isolati e solitari, nella preghiera a stretto contatto con la natura. Tra queste scelte rientra proprio l'acquisto della casa Senago di cui abbiamo parlato, e l'isolarsi dal mondo significava per lui trovare l'ispirazione per scrivere meditazioni e sermoni. Federico non amava i giardini artefatti, i paesaggi modificati dall'uomo. Preferiva la natura selvaggia, di cui vedeva l'opera di Dio. Vivere a stretto contatto con la natura significava per lui avvicinarsi in maniera più consapevole a Dio, ed è per questo che nella sua collezione privata si trovano molti santi in meditazione nel deserto. Ai suoi cari lasciò molti quadri, accomunati da scene cariche di sentimento e di affetto, e di quella tenerezza che solo alcuni artisti, come Luini o il Parmigianino, creduto allora erroneamente allievo di Leonardo, seppero trasmettere nelle loro opere. Questi pittori hanno saputo mediare attraverso le immagini gli affetti, ma è proprio da queste opere che Federico intese tramandare i valori a lui più cari, come l'affetto, l'amore per la preghiera, la passione e il rispetto per il creato e i santi come modello di vita. Il San Giovanni del Salai, copia dell'omonima tavola conservata al Louvre e opera del maestro di Leonardo, ha avuto un iter attributivo assai travagliato e per tutto l'Ottocento è stata data al Salai. Oggi gli studi più recenti la danno invece ad altri artisti. Questa però era tra le opere preferite dal Cardinal Federico. Scriveva Federico che era un progetto lodevole quello di acquistare o far fare delle copie. Secondo lui era importante riprodurre le opere più importanti perché fossero veritiere ed eseguite con la massima cura, e bisognava copiare quelle opere, soprattutto quelle rovinate, che potevano essere rubate o andare distrutte. Voleva conservare la memoria delle immagini, solo quelle vere, affinché potessero essere tramandate nel tempio. L'esempio più importante è la copia che egli fa fare del Cenacolo di Leonardo dopo che lo aveva visitato presso il refettorio di Santa Maria delle Grazie. Si rese conto del pessimo stato in cui versava l'opera e quindi chiese al Vespino, un noto pittore di sua fiducia, di farne una copia, e quella copia oggi si trova in Ambrosiana. Un'altra opera di cui fece fare una copia è la Zingara del Correggio, di cui scrive di averne visto a Parma l'originale, talmente rovinato da farci sospettare che in breve sarebbe scomparso. Al tema della penitenza, vissuta in solitudine, sono riconducibili le numerose tele raffiguranti la Maddalena. L'immagine della peccatrice redenta era molto cara a Federico, che in più occasioni si interessò dei casi di donne perdute e poi pentite e morte in odore di santità. È noto a tutti l'attenzione che egli riservò a Marianna di Leyra, Suor Virginia, la celebre monaca di Monza. Così come l'attenzione che lui riservò a Suor Caterina Vannini, una mistica senese. Il suo ritratto è menzionato nell'inventario dei suoi quadri che conservava ancora presso di sé. Caterina Vannini ebbe un'intensa corrispondenza con Federico e lui la visitò durante alcuni soggiorni a Siena, colpita dal suo misticismo. Il Borromeo conobbe il pittore senese Francesco Vanni, testimone del processo di beatificazione di Caterina, che però non fu mai ultimato, e così si fece inviare un ritratto della monaca, oggi conservato alla Pinacoteca Ambrosiana. Dalla biografia del Cardinal Borromeo si apprende la vicenda dell'Annunciata di Firenze e dell'adultera di Bruegel. Come narra il suo biografo
Brivola. Si tratta di due doni fatti al cardinale in segno di riconoscenza e rispetto. L'annunciata gli fu regalata dalla granduchessa Cristina di Lorena con una preziosa pietra che fu subito però restituita, quando Federico sostò a Firenze nel 1623 di ritorno dal conclave. L'adultera invece gli fu lasciata in eredità da Jan Brueghel, da cui vivendo, avendo ricevuti, aveva larghissimi donativi e grandissimi favori. Ma il cardinale, dopo averla fatta copiare, lese l'originale, aggiungendovi una preziosa cornice d'ebano con lastre d'argento lavorate. L'iscrizione dedicatoria che fece incidere termina con questa parola: Ut inea domo conservetur. Con queste parole Borromeo riaffermava l'importanza di conservare quei quadri che nel tempo si erano caricati di un particolare significato affettivo e che a suo giudizio non si sarebbero mai dovuti vendere o donare. L'amicizia con Gerolamo Borsieri, intellettuale con cui condivideva interessi letterari o filologici, influì profondamente su Federico Borromeo, tanto da indirizzarlo verso un estremo rigore anche nel campo delle copie tratte da immagini di santi e di martiri paleocristiani. La scelta e la metodologia stessa dei modelli seguì un paradigma mutuato dai modi della filologia e si concretizzò nella ricerca di un esemplare autentico, nel confronto con altre immagini e nell'analisi dei testi, per trovare descrizioni delle vere fattezze dei personaggi ritratti. Sulla scorta di queste riflessioni, Federico commissionò ad alcuni pittori a Roma le copie delle immagini dei santi raffigurati sulle mura delle antiche basiliche o delle catacombe. Nella nota dei quadri che lascia ai parenti vi sono alcuni ritratti di antichi santi e martiri derivati da mosaici, per esempio Sant'Agnese e Santa Costanza, che probabilmente lo stesso Federico aveva visto nel mausoleo di Santa Costanza, e il Salvatore proveniente dall'effigie posta sotto l'altare della Basilica di San Pietro. Un celebre copista al servizio del cardinal Federico fu Antonio Mariani, un pittore conoscitore d'arte inviato a Roma per copiare alcune opere di Raffaello, verso le quali Borromeo nutriva una particolare predilezione. È interessante notare che per alcune di queste copie il soggetto profano sia stato poi trasformato in soggetto sacro. Delle tele eseguite dal Mariani, solo l'Incendio di Borgo è ancora conservato alla Pinacoteca Ambrosiana, mentre risulta perduto il ciclo di Psiche e della Villa Farnesina. Le sibille poste all'ingresso della Cappella Chigi in Santa Maria della Pace a Roma sono ricordate nel museum per il loro degrado e, detto con toni più drammatici, vicinam eam cladem. Un altro luogo fondamentale per fare delle copie da Raffaello era il cosiddetto Giardino dei Chigi, oggi Villa Farnesina. Le logge e il giardino alla Lungara avevano da tempo conosciuto una crescente fama presso i collezionisti che mandavano là i pittori a farne riproduzioni. Anche Federico vi inviò il fidato Mariani, che dapprima dipinse due teste e in seguito, come si legge in una lettera, ebbe l'incarico di copiare una scena notturna che versava in cattivo stato. Un ultimo dato interessante, ricavato da questi documenti inediti del suo testamento, è la presenza in arcivescovado, ancora alla morte del cardinale, del prezioso cartone di Raffaello, rappresentante la scuola di Atene. Federico lo aveva acquistato nel 1626 dalla vedova di Pirro Visconti, precedente proprietario. Benché il cartone sia ricordato nel museum, l'opera che descrive l'allestimento dell'Ambrosiana scritta proprio da Federico, il cartone venne successivamente portato in Ambrosiana e ciò avvenne solo dopo la morte di Federico.